C'è anche, e soltanto gli aficionados possono saperlo, una mescola davvero morbida che si chiama SR02. Scelta delle scarpe da lento per un podista amatore non poteva mancare, o forse sì, una scarpa come le Vomero che da 15 anni allietano le giornate di noi podisti amatori. Per essere precisi, c'è sempre un puntualizzatore tra di noi: l'anno in cui la Vomero fu lanciata era il 2006. L'idea originale di questa scarpa era di offrire una comodità inarrivabile associata a corse efficienti. Nel tempo però i designer di Nike si sono focalizzati su un concetto di performance e forse a livello presuntuoso hanno pensato di abbandonare una lista di podisti amatori che invece cercano il comfort più che la velocità. Se avete visto la mia recensione su The Running Pit delle Vomero 14, vedrete che quel modello era votato alla velocità. Quest'ultimo modello, Vomero o Vomero se pronunciato all'italiana, 15, cerca invece di ritornare all'origine ed offrire quello che la versione del 2006, ma soprattutto quella del 2008, Vomero 3, rappresenta l'essenza del comfort in una scarpa da corsa. Tra l'altro, visto su internet alcune recensioni, francamente sono rimasto perplesso di alcune delle cose che sono state dette, ma per capirlo partiamo dalle spec: 285 grammi di peso nella versione US 9 42,5, che è quella che normalmente utilizziamo per fare i test. Non credo proprio che non sappiate il drop Nike di una scarpa di allenamento. Ad ogni modo, questa scarpa ha 26 mm nel tallone, 16 mm nell'avampiede, come al solito drop 10. Sarebbe, ho cercato sulla Treccani, delizioso se potesse iscrivervi al canale in modo tale da non perdervi le prossime recensioni e favorire, tra l'altro, la possibilità che altre recensioni vengano realizzate nelle prossime settimane. Qualche settimana fa ho scelto un modello nero perché si fanno video migliori, ma ora la scarpa è disponibile in diversi colori, anche se sembra essere venduta soltanto in Europa e in Asia, mentre lo sforzo marketing Nike sembra invece essere focalizzato su altri modelli di cui, se riusciamo, vi parleremo nei prossimi giorni. Ci sono molte cose davvero classiche, partendo in particolar modo dalla tomaia, che è in mesh trasparente, un design che abbiamo visto mille volte e che sa sicuramente di passato. Ma anche, e questo è un old trick del passato, una conchiglia più stabile con una parte in plastica per aumentare la stabilità, aggiungendo, secondo me, qualche grammo di troppo, ma anche una parte interna super comoda. Mi hanno tra l'altro scritto di non dire confortevole. La linguetta invece ha uno stile aggressivo, quasi quasi pensato per effettuare delle gare, così come i lacci piatti e la lacciatura tutto sommato abbastanza tradizionale, ma la linguetta, cosa che abbiamo apprezzato molto, ci fornisce anche l'indicazione del cuore della scarpa, ossia dell'intersuola. Da cui si evince che non c'è soltanto l'air zoom nella parte anteriore che fornisce un'ottima propulsione a chi corre davampiede, o lo zoom X di cui abbiamo parlato abbondantemente nelle varie recensioni, che è molto visibile nel tallone. C'è anche, e soltanto gli aficionados possono saperlo, una mescola davvero morbida che si chiama SR02, che è presente tra l'altro in una delle scarpe, non vi dico quale, se lo sapete scrivetemelo qua sotto. Il primo che mi risponderà correttamente avrà diritto ad un video dedicato sull'altro canale, il secondo canale, quello mio di Andrea, che gira intorno al mondo della corsa. La suola, e qui siamo proprio allo scioglilingua, ha una gomma abbastanza dura che è chiamata paradossalmente RS002 ed è presente su tutta la superficie. Ciò rende il comportamento della scarpa più reattiva, corroborato anche dal fatto che la suola è molto meno flessibile delle altre scarpe Nike che abbiamo testato nei mesi scorsi. Suola che come prima impressione si rivela molto stabile anche grazie all'abbondante spazio di contatto al terreno sia nell'avampiede e soprattutto grazie al tallone bloccato. Forse, e dico forse, se non avessi usato i sensori RunScribe a quest'ora non sarei in grado di darvi un commento dedicato. Di certo
secondo me è meno stabile delle Pegasus 37 e forse anche delle Pegasus Turbo 2, ma sicuramente questo dipende dal vostro modo di correre e questo non posso verificarlo personalmente, a meno che quest'estate veniate a correre assieme a Livigno, dove di solito tengo dei corsi interessanti che mi permettono di rispondere a tutte le vostre domande, cosa che su Instagram ovviamente non posso assolutamente fare. Ora però lascio la parola al prodepodista, che è venuto ancora una volta nel mio ufficio e ci racconta le sue sensazioni su questa scarpa. Sappiate che ci è rimasto forse un po' male del colore, l'ho comprata come sapete nera, e soprattutto del fatto che gliel'ho fatta testare solamente per alcuni chilometri. La vita ovviamente è sempre ingiusta, nei prossimi giorni comunque testerà ulteriori scarpe. Andrea, allora come stai? Ma sto bene, ieri sembrerebbe un piccolo richiamo del problemino della maratona di Reggio, però vabbè, fondamentalmente rinizio la stagione da domani, la dovevo iniziare ieri, ma la rinizio domani ufficialmente. Cosa ne pensi di queste Vomero 15? Hai fatto l'unboxing qualche giorno fa, hai fatto una piccola corsetta qui sul Tapirulan, cosa ne dici? Allora, ti dico... Tanto sono contento che abbiano messo lo Zoom X su delle scarpe che non siano sopra i 200 euro. Ti dico, già l'ho detto nell'unboxing, sicuramente è più bella dal vivo che online, che online era davvero terribile. Ho detto non possono far uscire una scarpa così, neanche le entry level quando ero piccolo e andavo a scuola elementare erano così brutte. Ti dirò, sicuramente hanno fatto un passo indietro stilisticamente. Dall'altra parte invece stanno ritornando ad avere una Vomero più ammortizzata rispetto alla 14, che era praticamente una Pegasus anche addirittura un po' più reattiva, quindi stanno ritornando un po' sui vecchi passi con questa Vomero 15. A chi pensi che sia adatta questa scarpa? Sicuramente, te lo dico così, secondo me non per chi è davvero pesante, quindi sopra i 75 kg è un po' tirata. Davvero in casa Nike hanno tagliato quella fetta di mercato che secondo me con le Vomero invece erano perfetti, e quindi ti dico scarpe massimo da 75 kg e comunque sono delle scarpe relativamente veloci. E cosa dici dello Zoom X? Io ti dico che mi piace, ha fatto la sua fortuna, forse è stata la mescola rivelazione degli ultimi anni. Comunque, ripeto, Boost di Adidas ai tempi prometteva quello che invece fa veramente lo Zoom X adesso. Quindi leggerezza, reattività. A livello di ritmi, come la useresti questa Vomero 15? Siamo sempre lì. Io sono contento di una scarpa del genere, infatti questa qua di Max l'avrei voluta testare io per bene. È una scarpa che va sia per i lenti, anche a 5-10 al chilometro, e comunque la riesce a spingere a 4 al chilometro tranquillamente poi, quindi... volete uscire a fare un lento, volete uscire a fare un progressivo, volete uscire a fare un lento svelto, questa qua è una scarpa perfetta. Pensi che il range di utilizzo sia soltanto l'oretta di corsa oppure che vada bene anche per i lunghi? No, sicuramente va bene per i lunghi, sicuramente è una scarpa, te l'ho detto, che è abbastanza reattiva, la userei assolutamente per i lunghi, è fatta anche per quello, nasce per quello. Però ti ripeto, chi pesa sopra i 75 kg la vedo percorse comunque da un'oretta massimo. Invece a livello di performance, come la compareresti alle Pegasus 37? Guarda, ti dico, molto simile, infatti per me, cioè io sono contento che sia molto simile, ci voleva però una scarpa molto più da riposo rispetto a una Pegasus. Quindi sicuramente la utilizzerei per corse più lunghe, un po' più lente, però non c'è così tanta differenza tra le due, secondo me. Sicuramente questa è un po' più protettiva, un po' più stabile, perché ha comunque la conchiglia in questo plasticone qua, che non pensavo, è da un bel po' che non si vede una conchiglia così dura nelle scarpe da corsa. E
Speriamo che faccia il suo dovere. È strano che non hanno continuato a fare la forma salva tendine d'Achille. In effetti, nei prossimi giorni con il tuo fisioterapista faremo una recensione dettagliata di come affrontare i problemi al tendine d'Achille, ma la domanda che mi pongo è, rispetto alle Pegasus 37, come si pone il tuo tendine d'Achille? Ma sicuramente stava meglio, ma ti dico anche tanti hanno detto quando ho un problema di tendine d'Achille preferisco utilizzare le Pegasus. Con questa qua si ritorna a una conchiglia classica che sicuramente non lascerà libero il tendine a riposarsi, diciamo. E a livello di battistrada, adesso che piove, cosa dici? Guarda. Al tatto mi sembra molto più dura rispetto a una Pegasus 37. No, la 37 no, ecco sì, è molto simile alla 37. Hanno cambiato la suola, il battistrada. Non so se hai ancora modo per provare la durezza. Mi sembra quasi plastica per dire quanto è dura. Sarà da testare sull'acqua, sul bagnato, perché mi ricordo che qualche pollo c'era scivolato con le 37, si era fatto male e in effetti era il punto debole di questa scarpa. E quindi quando faremo un test completo in pista? Guarda, io spero mai, spero che non piova più da qua fino all'anno prossimo, però la prima pioggia si proveranno. In pista non so se neanche a. Io le voglio provare sulla pista bianca, più che altro, vedere com'è il grip sulla pista bianca e sull'asfalto bagnato. L'ultima volta che abbiamo corso assieme sulla pista bianca, io ti ho ripreso, ho rischiato l'infortunio serio, quindi non so se questa cosa succederà. Ma ad ogni modo, nei prossimi giorni, sicuramente, se raggiungeremo un discreto numero di views, faremo la recensione completa. Guarda, io credo che il problema sia tuo di correre e farsi male, perché io alla fine corro sulla pista bianca e te che correvi sullo sconnesso, quindi per me non si pone il problema. Il solito amico di Instagram ci ha chiesto, sono uscite altri due modelli proprio in questi giorni, quando li testeremo? In quale intendi? La Invincible? E quella sai che esce beh, te dici in questi giorni perché non sappiamo quando esce il video di questa, però esce a fine mese. E invece l'Infinity React 2. E guarda, io sono propenso ad usare la Invincible, vediamo tutte e due. Diciamo che il React in certi momenti mi era piaciuto, cioè su certe scarpe mi era piaciuto, su certe no. Vediamo. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.